grazie per aver organizzato questa bella festa, grazie per aver messo insieme tanti bambini in questo luogo meraviglioso, meraviglioso di Firenze. Prima di dire quello che la regione toscana sta facendo, e vi assicuro che sta facendo molto, vorrei dire che io sono felicissima di essere qui stasera, perché insomma sono, condivido con voi convintamente il bellissimo slogan che avete utilizzato, e cioè è l'amore che crea una famiglia. Una famiglia di qualunque tipo essa sia. Io infatti sono convinta che la capacità genitoriale, la capacità di trasmettere amore e di crescere i bambini non abbia proprio niente a che fare con l'orientamento sessuale. Quindi davvero grazie, perché mi trovo bene qui stasera con voi. Una regione può fare e sta facendo su temi che sono stati già detti stasera con una grande pacatezza. Ecco, io sono molto contenta anche della modalità con cui si è sviluppato questo dibattito. Un dibattito ascoltato, pacato, non urlato, in cui si sono dette le cose così come stanno. Questo noi cerchiamo di fare, cioè noi cerchiamo di lavorare sui temi della informazione, sui temi della educazione e sul combattere gli stereotipi. Noi siamo fortemente impegnati su tutti i fronti, a partire appunto dalle tematiche della memoria, a partire dalle tematiche appunto della omofobia, del bullismo, di tutti i tipi di discriminazione. Noi stiamo lavorando sul campo, sul territorio, con chi sta in trincea, proprio per combattere, per informare e per combattere quello che invece troppo spesso ci travolge, cioè la falsità, il non raccontare le cose come stanno. L'esempio, quello della legge 40. La legge 40 va spiegata, va raccontata. Proprio in questi ultimi mesi stiamo lavorando all'interno della rete delle amministrazioni pubbliche antidiscriminazioni, proprio su questo tema del raccontare, spiegare a chi lavora negli uffici anagrafi dei comuni, agli avvocati, anche ai giudici. Lavoriamo proprio con loro per raccontare che cos'è la legge 40 e come si applica, perché troppo spesso gli stereotipi nascono da una cattiva informazione e nascono da una cattiva educazione. Quindi abbiamo fatto tre bellissimi incontri, abbiamo fatto un incontro a Siena, partecipatissimo, io non avrei mai creduto di trovarmi di fronte una sala così piena di persone così diverse, perché appunto dicevo c'erano amministratori pubblici, politici, funzionari, avvocati, esponenti appunto della magistratura, assistenti sociali. Quindi questo significa che c'è bisogno, un forte bisogno di informazione e di educazione, e su questo stiamo lavorando, così come stiamo lavorando nelle scuole. È molto complesso raggiungere tutte le scuole, però noi cerchiamo di fare in modo, anche attraverso tanti insegnanti che appunto si sono dimostrati più aperti, si sono dimostrati più sensibili a questo tema, cerchiamo di fare disseminazione, ma farla proprio a 360 gradi, su tutti quei temi che poi comportano appunto occasioni purtroppo ancora troppo frequenti di discriminazione. Abbiamo approvato, andando sul tecnico, pochi giorni fa una delibera proprio di sostegno a queste iniziative, una delibera che ha suscitato poco consenso, diciamo così, però noi andiamo avanti in questa strada.
rimasta davvero colpita dalla vostra presa di responsabilità e vi ringrazio per questo. Ci sono i diritti e ci sono anche i doveri.